Sindaco, la chiusura in bellezza anche per questi personaggi che giustamente vanno ad arricchire il nostro Piceno. Poi lo chiedevo anche al maestro, perché oggi essere della provincia di Ascoli penso che sia anche una cosa che ci valorizza in giro, non solo per l'Italia. Il bello di una comunità è quello che se riesce poi a confrontarsi anche con sfide che sono un po' più grandi di noi, no? Certo. E questo festival in qualche modo lo è, e credo che sia una di quelle possibilità che il Piceno è giusto che si possa provare a dare. Certo. E lo può fare con la collaborazione, avendo dei testimonial, prima abbiamo detto con il maestro Piccioni, ma che sono poi persone che vivono la realtà, che sono in grado di interpretarla perché la conoscono profondamente. Esatto. E questo è l'aspetto fondamentale. Non è un qualcosa calato dall'alto che a volte non è detto che faccia del bene. Il Piceno Cinema Festival al secondo anno ha un'altra volta raggiunto l'obiettivo. È una manifestazione bella di rete che unisce 7 comuni, ci fa stare bene, ci fanno stare bene anche gli ospiti, e spero che siano bene. Noi abbiamo avuto la fortuna di avere con noi il maestro Piccioni, l'Esposito. Penso sia fondamentale, soprattutto con i ragazzi giovani, ho incontrato le scuole medie qui, e tra l'altro ho trovato dei ragazzi belli, diciamo, come dire, vivi e con le idee abbastanza precise su certe cose, e portare una testimonianza, portare soprattutto uno sprone a cercare di aprirsi all'arte, che è qualcosa che ci può fare guardare le cose con un'altra angolazione, secondo me è un dovere da parte nostra, no? Per dirgli: guarda, a me è successo così, quindi ti consiglio di farlo perché a me mi ha cambiato la vita, diciamo. Ma al di là del fatto se uno voglia o non voglia fare l'attore, certo, o il regista, certo, o altro. Il corto che ci è piaciuto tantissimo perché rispecchia un po' quella che è la realtà, il disagio giovanile, è stato molto importante perché ha fatto un po' vedere quello che succede a tanti giovani. Veramente complimenti. Grazie mille, grazie. Io sono rimasto molto colpito da questa storia quando ho ricevuto la sceneggiatura scritta da Manlio Castagna, e poi quando il consulente che ci seguiva ci aveva spiegato che un ragazzo su 4 soffre sintomi di depressione a livello mondiale, quindi il 25% della popolazione giovanile soffre di questo, mi sembrava una storia da raccontare. Io ringrazio veramente il maestro Piccioni perché, gliel'ho detto, per lui è un ritorno un po' ad Offida dopo qualche anno, ma a Offida c'ho ancora memoria di quelle scene del suo film Grande Black, e quindi è un po' un orgoglio per noi, anche per me, riaverlo qui nella nostra città. Dopo queste belle parole, cos'altro aggiungere, maestro? Ma pochissimo. Bell'incontro, sa quando uno dice che bell'incontro? Le persone con le intelligenze, con lo stile concreto che abbiamo noi del Piceno, no? E che però sembriamo un po' avari a volte, però invece siamo desiderosi di scambi, di conoscenze, di pensieri. Ringrazio il sindaco di questa splendida cittadina. Abbiamo un bel territorio. Sì, bello, e dobbiamo anche meritarcelo e svilupparlo e farlo crescere, no, sempre. Come dice un personaggio di un vecchio film di Pusturica, dove c'è un ragazzo che dice, e lo ripete come un mantra, ogni giorno sotto il riguardo progredisco sempre di più, ogni giorno sotto il riguardo. E così deve essere anche per le comunità. Grazie della testimonianza. Grazie a voi. Grazie maestro, grazie a voi. Grazie.